sono simpatici italiani, hanno la musica nel cuore, alla chitarra nelle mani, han tanta voglia di cantare. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Buonasera, decima giornata di campionato in Serie A. Inter e Juventus vittoriose recuperano un punto sul Napoli che ha pareggiato a Genova contro il Genoa. Torna la vittoria alla Roma, seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria, terza sconfitta esterna in questo campionato per il Milan. La Fiorentina vince in trasferta, Bari e Udinese si impongono rispettivamente a Cesena e a Verona, pareggio tra Bologna e Atalanta. In Serie B, da solo in testa alla classifica c'è il Pisa, seguita a una lunghezza da una coppia formata da Torino e Cagliari. La schedina vincente di oggi: Ascoli-Milan 1, Bari-Cesena 1, Bologna-Atalanta X, Cremonese-Fiorentina 2, Genoa-Napoli X, Inter-Lazio 1, Juventus-Sampdoria 1, Roma-Lecce 1, Udinese-Verona 1. Per la Serie B, Regina-Torino X, Triestina-Padova 1. Per la Serie C, Arezzo-Lucchese, risultato finale 0-0 X, Carrarese-Modena 0-0 X. Quote basse per i vincitori a Totocalcio: i 13 infatti vincono 3 milioni e 18 mila lire, ai 12 vanno appena 125 mila e 500 lire. Ecco il dettaglio dei risultati della decima di Serie A: Ascoli-Milan 1-0, Bari-Cesena 2-0, Bologna-Atalanta 0-0, a Cremona Fiorentina-Cremonese 2-1, Genoa-Napoli 1-1, Inter-Lazio 3-0, Juventus-Sampdoria 1-0, Roma-Lecce 2-1, Udinese-Verona 2-1. La classifica della Serie A: solo al comando il Napoli con 16 punti, due lunghezze di vantaggio su Inter e Juventus che ne hanno 14, Roma 13, Sampdoria 12, Atalanta e Bologna 11, Lazio, Lecce e Milan 10, Bari, Fiorentina e Genoa 9, Ascoli e Udinese 8, Cesena e Cremonese 6, Verona 4.